Durante la conferenza Microsoft della Gamescom 2014 siamo finalmente riusciti a vedere, e per la prima volta, il gameplay di Quantum Break. Si tratta del nuovo gioco dei Remedy Entertainment, sicuramente li ricorderete per saghe come Alan Wake e Max Payne. Il gioco si è rivelato forte di una componente shooter molto enfatizzata, forse un po' di più di quello che ci saremmo aspettati, e sembra proprio ricordare tanto Max Payne. Naturalmente la principale capacità del protagonista è quella di modificare il tempo, quindi sostanzialmente fermarlo a piacimento e cambiare velocemente copertura disorientando così i nemici, oppure creare uno scudo temporale attorno proprio ad uno specifico nemico, spararci contro diverse volte. A questo punto i proiettili si fermano fuori dallo scudo, acquistano ulteriore inerzia e poi impattano tutti insieme, quindi generando maggiore danno. La fase di shooting ci è sembrata molto frenetica, per adesso è ancora un po' presto per dare giudizi sull'intelligenza artificiale, ad esempio, anche perché la sequenza era piuttosto breve, ma sarà interessante vedere poi nella versione finale del gioco come essa reagirà alla capacità del protagonista proprio di modificare il tempo. È stato poi introdotto e mostrato il concetto di frattura temporale. Queste fratture non sono controllabili dal giocatore, ma avvengono in specifici punti della campagna singolo giocatore. All'interno di esse tutto è immobile, ma il protagonista può muoversi liberamente. Ci sono anche dei nemici che sono in grado di entrare all'interno di queste fratture e attaccare il protagonista. Sono dotati di speciali armature e conseguentemente sono molto resistenti. In questo caso si può usare nuovamente lo scudo temporale attorno al nemico di cui parlavamo prima, oppure sfruttare anche un po' l'ambiente. Abbiamo visto ad esempio come sia possibile ribaltare una macchina e scagliarla contro ad uno dei nemici, sfruttando il fatto che all'interno della frattura gli oggetti sembrano non avere peso perché sono praticamente in stasi temporale. Sostanzialmente il gioco sembra molto nostalgico dal punto di vista shooting perché è davvero frenetico. Ancora sappiamo praticamente nulla della componente narrativa, che sarà sicuramente molto importante perché, lo ricordiamo, ci sarà anche la possibilità durante il gameplay di guardare le puntate di una serie televisiva che praticamente racconterà la storia. E ricordiamo anche il fatto che i protagonisti saranno tre e non è detto che tutti utilizzino la possibilità di influenzare il tempo nello stesso modo. Inoltre ci sarà anche la possibilità di impersonare in alcune fasi di gioco il principale antagonista. Di tutte queste cose per adesso non sappiamo assolutamente nulla, dato che la presentazione si è concentrata quasi esclusivamente sul gameplay. Quindi diciamo rimangono ancora molti dubbi su Quantum Break, sicuramente molto buono il comparto tecnico e sicuramente farà piacere ai nostalgici di Max Payne, perché alla fine il gameplay ricorda proprio quello.